Buonasera Capricorno. Tocca a te, tocca al tuo segno, il tuo segno che ancora vede tutta una serie di energie positive. Quindi abbiamo ancora il Sole in Capricorno, abbiamo ancora Mercurio, abbiamo ancora Plutone. Tra l'altro ci sorride in trigono. Scusate, ci sorride in ogni caso da altro segno di terra, Urano in Toro. Quindi ottima, bellissima energia ancora per il Capricorno, anche se, e questa cosa devo ricordarla, la presenza di Giove in Ariete in certo qual modo non vi aiuta, non vi aiuta perché chiaramente è in quadratura. Però diciamo che col supporto del Sole che state avendo in questo momento lo sentite un po' meno, ok? Per quanto riguarda gli altri pianeti, gli altri segni, abbiamo nei segni di fuoco Lilith in Leone che è entrata il giorno 8 e abbiamo detto Giove in Ariete. Nei segni di acqua resta soltanto Nettuno a renderli più sensibili, più spirituali e vi aiuta tra l'altro, no? Rende anche voi più sensibili, più spirituali. Nettuno in Pesci. I segni di Aria stanno decollando. Saturno e Venere si fanno compagnia in acquario, Marte è in trigono in gemelli, tra l'altro Marte retrogrado fino al 12, dal 12 in poi Marte passa diretto finalmente. Quindi dopo, credo che sia dal 29 di novembre che Marte è retrogrado in gemelli, finalmente si torna alla spinta propulsiva in avanti. Vediamo un attimo adesso come sarà la vostra settimana, Capricorno. Allora, l'energia interna del Capricorno per questa settimana che vede Sole, Mercurio e Plutone ancora in Capricorno. Tra l'altro questa settimana dal 9 al 15, il 18 Mercurio torna diretto e questo è molto interessante. Energia interna del Capricorno, il belvedere, energia esterna, l'omaggio, la vittoria, bellissima, bellissimo, bellissimo, bellissimo questo trittico per il Capricorno. Devo dirti che sei ottimista, stai guardando al futuro con ottimismo, con molto ottimismo. Cominci a progettare il futuro. Tra l'altro, non è soltanto ottimismo, c'è proprio da parte del cielo la disposizione alla vittoria, tra virgolette, ok? Quindi ha qualcosa di molto positivo. È come se tu dovessi raccogliere frutti di impegni, di pensieri, ok? Di percezioni che hai del futuro. Vediamo un attimo ancora. La papessa, il 4 di spada, l'8 di denari, la ruota. Allora, io credo che i Capricorno nascondano dentro di loro alcune paure, prima di tutto, ma che improvvisamente questa settimana, in qualche modo, queste paure si sbloccheranno e veramente il Capricorno comincerà a procedere spedito. Ricordiamoci che il Capricorno è il segno che ha bisogno dell'obiettivo. Ok? Finora è stato, beh, un po' stressato da questo obiettivo, perché era un obiettivo solamente interiore, ok? Magari ha tenuto dei pensieri nascosti, dei segreti che lo stanno stressando parecchio. Adesso è come se riuscisse a prendersi cura di se stesso, di questi segreti e volesse andare oltre. Sta programmando l'otto di denari, sta programmando di andare oltre e di andare verso uno sbocco, uno sblocco, verso qualcosa di diverso che lo porti a
alla vittoria, quindi che lo porti a qualcosa di molto molto positivo, proprio al senso di vincere, che sia un obiettivo, che sia un traguardo, ma proprio il senso di arrivare. Molta positività in queste carte, anche se dobbiamo dire che internamente ancora c'è paura. La tiene nascosta il Capricorno, però c'è paura. Devo dire che questo è un momento in cui l'intuito del Capricorno è molto forte. Questa settimana sarà molto forte, quindi quello che lavorerà dal punto di vista interno, che lui ha sempre cercato, lui o lei ha sempre cercato di bloccare, è il momento invece di farlo emergere. Grande momento di, come se da un punto di vista del karma, che le cose che erano state ferme improvvisamente aprano. I recinti, sapete come quando ci sono i tori che scappano, ecco, i cavalli aprono i recinti. Vi ricordo, c'è ancora paura, ok? C'è ancora stress, molto stress relativamente a segreti che si portano dentro. Però fortunatamente c'è qualcosa che questa settimana, da un punto di vista interiore, interno, si sblocca e che vi fa procedere anche abbastanza speditamente verso qualcosa di positivo. Esternamente abbiamo l'omaggio, quindi c'è una situazione esterna piacevole. Potrebbe essere un regalo, potrebbe essere un senso di armonia, di felicità. Regina di spade, 8 di bastoni, una comunicazione mi sembrerebbe. 9 di bastoni, 4 di bastoni. Sembrerebbe più una comunicazione che ha a che fare con una persona che potrebbe essere dei segni di aria, ma non solo, e che mostra i denti. Cosa intendo? 8 e 9 di bastoni, uno appresso all'altro. Una comunicazione che in qualche modo è difficile, che è di ostacolo anche a un qualcosa di solido, ok? A una situazione di positiva all'interno di quello potrebbe essere un rapporto solido di amicizia sentimentale o di famiglia. Devo dirvi che la vittoria con questo di bastoni, entrambi mi parlano di celebrazione. Quindi questa è una settimana in cui anche l'energia esterna è abbastanza positiva, anche se passa attraverso dei messaggi particolarmente piccati, un taglio, okay? Una decisione, un taglio. Quindi qualcuno al di fuori di voi, quindi l'energia esterna, potrebbe improvvisamente manifestarvi delle difese, manifestarvi delle difficoltà che ha, o rendervi difficile un certo tipo di percorso. Comunque, in ogni caso, è un'energia molto aerea. Cosa intendo? Molto pensiero, è una persona che ha molto, usa molto la facoltà di pensiero, molto cerebrale, ecco, mi veniva. Quindi avrete a che fare questa settimana con un'energia esterna molto cerebrale, che è però è un incontro positivo per voi, è qualcosa di molto positivo. Si sta creando un rapporto stabile. La comunicazione sarà veloce, probabilmente all'inizio mostrerà dei limiti, che sono dei bastoni, delle difficoltà obiettive, però poi alla fine. Questo 4 di bastoni e la vittoria sopra, in qualche modo mira a qualcosa di molto molto positivo. Quindi vi ho detto, qui ci sono due situazioni positive, sia internamente che esternamente. Si passa però attraverso un travaglio, si passa attraverso una certa difficoltà anche di comunicazione a un certo punto, ok? Però c'è lavorio mentale, c'è voglia di impegnarsi, soprattutto con quest'otto di denari. E questa voglia di impegnarsi causerà lo sblocco di alcune situazioni, ok? E il permettersi anche situazioni positive.
stabili. Non escludo con questo maggio che arrivino comunicazioni positive relativamente a qualcosa. Sette di spade, forza, due di denari, nove di denari, quattro di spade ancora. C'è stress, c'è stress, c'è poco da fare. Lo sapete perché c'è stress? Perché qualcuno di voi non è onesto. E me lo diceva quella carta della papessa con quattro di spade. Qualcuno di voi sta raccogliendo adesso la forza dentro, ma e vuole emergere, vuole vincere, vuole essere anche in maniera molto combattiva. E forse talvolta non si è comportato nel modo migliore, nel più limpido dei modi, ok? Però questa è una settimana in cui cercherà di superare lo stress, in cui cercherà di diventare, di mettere veramente in mostra i denti, come si suol dire. E lo farà però in maniera più calma, adesso, più risoluta, però devo dire. Ha voglia di prendersi cura di sé, il Capricorno, la consapevolezza di volersi prendere cura di sé, di superare le paure, di creare, di mettere in campo forze, che lo forze e investimenti di lavoro, di progetti che lo aiutino, okay, a superare l'attimo di disequilibrio e questa sorta di malessere che lo porta a grande stress. Qualche Capricorno si passa la settimana con l'influenza, ve lo dico perché ho due quattro di spade, ma questo non significa nulla. In ogni caso abbiamo davanti un periodo positivo. Un periodo di decisioni, un periodo di guardare al futuro con positività, un periodo di costruzione, dell'investire in se stessi, ma soprattutto del costruire. C'è qualcosa di cui avete paura, qualcosa che vi portate dentro, però c'è questa voglia di investimento, di mettersi in discussione. Ricordatevi di mettere a tacere però questo senso di tradimento che avete nei confronti degli altri e nei confronti di voi stessi, okay? Che non ci sono le versibili, magari sentite il tradimento di qualcuno e questo vi stressa, ma in generale, secondo me, quello che vi portate appresso è questo dolore o questa sensazione di segreto che vi portate dentro, che non volete dire, però, ripeto, le carte sono molto molto belle in ogni caso. Adesso, questi sono dei gli oracoli degli sciamani, che devo dire, questi oroscopi sono stati perfettamente centrati fino ad adesso. La carta è come riassuntiva, prende come riassuntiva della stella. Andiamo a vedere se anche stavolta lo è. Tanto io leggo, non faccio niente. Il tamburo, e mi è venuto al contrario, e la leggo al contrario, chiaramente. La carta numero 15, e poi qui c'è la via della bellezza che è la 4, la 4 già l'avevamo vista. Allora, il ritmo del tamburo vi mette in sintonia con il cuore pulsante dell'universo. La sua struttura di legno vi collega agli alberi e vi aiuta nel viaggio verso il mondo inferiore tramite le radici e verso il mondo superiore tramite i rami. Chi fa meditazione vi ricordo sempre di ancorarvi prima di fare meditazione, di radicarvi a Gaia, Madre Terra. La pelle del tamburo dà allo sciamano i poteri del regno animale. Suonare il tamburo evoca il potere del tuono e il rombo del terremoto. Il tamburo invita a uno stato di trance in cui si verificano guarigione e profezia. Quindi vi ho detto che secondo me c'è un periodo di guarigione verso del Capricorno, però abbiamo trovato il contrario. Viaggiate a tempo con un diverso tamburo. È ora di riconoscere che non vi adattate ad uno stampo o a un ruolo o a un rapporto che non sia in armonia con voi. Trovate il vostro ritmo, rispondete al battito del tamburo lontano. Il prezzo che pagate indugiando si fa più alto ogni giorno che passa. Quindi la via della bellezza, tra l'altro, ci parla di evoluzione spirituale. Secondo me, il Capricorno, quello che ho detto prima, sta trovando la sua strada. Ed è una strada che sta guardando positivamente. Finora ha indugiato in qualcosa che gli ha fatto paura, che lo ha stressato. Adesso è il momento invece di andare oltre, di pensare che non è più il momento di
indugiare, ma di procedere, di andare oltre, verso una strada anche diversa da quella che finora si è percorsa, ecco perché abbiamo il tamburo al contrario, però che è la vostra. E d'altronde avevamo noi il belvedere. Ok? Vediamo la carta di sotto che ci dice. La via della bellezza vi invita a creare bellezza nella vostra esistenza e a riconoscere la bellezza in voi e negli altri. Fermatevi ad odorare le rose, ispirate a fondo, alzate lo sguardo verso le stelle e riconoscete lo splendore che vi circonda. Trovate il bello in qualunque situazione e riceverete l'insegnamento che la vita vi offre in modo dolce e gentile. Quindi mi raccomando, guardate il bello delle cose, ok? C'era il belvedere, infatti, quindi cercate di guardare il bello delle cose. Ok, Capricorno, mi raccomando, metti il like a questo video se ti è piaciuto, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e noi ci vediamo la settimana prossima.